tutti al mare che usa, che bellissimo, tutti che guardano il tramonto sulla spiaggia e il bresciano cosa guarda? Le saldature dei lettini, oh bravo, ha fatto un bel mostro lì pulito, lì. Tutti con la loro borsa mare con dentro il costume, l'infradito, e il bresciano cosa c'è dentro? L'avvitatore, ma che mamma lenga l'umbriluzzo, cadendo col PT, quelli che sono andati in vacanza in Toscana, che il giorno che c'è nuvolo, vanno tutti a Pisa ad ammirare la torre opera d'arte invidiata di tutto il mondo, e il bresciano sotto col goniometro a misurare, ma l'hai storta, vai, come si fa a fare l'urto del genere? Che poi ti dirò, a me piace anche andare in montagna, tipo alla Spa, se mai andato alla Spa, stravello, ti rilassi una cifra, però devi parlare col gestore, sì, perché ti spiego. Allora, cari gestori di Spa, quando vedete che il vostro ospite è di provenienza bresciana, che è molto facile perché quando arriva la Holbox, documenti, carta d'identità, nato a Brescia, nato a Desenzano, nato a Gavardo, nato a Piffione, siamo noi e siamo quelli lì. Ah, ok. Quando il cliente è bresciano, io non voglio insegnarvi niente, va trattato però in un modo un attimino. Ci voglio tipo la stanza. Non darmi una stanza modificata, ampliata, ristrutturata, perché sennò invece di rilassarmi io passo tutto il fine settimana a cercare le stuccate, a cercare le pareti, questa calla l'intramezza per capire com'era in origine, capito? Perché noi siamo fatti così. O se no, se mi fai la vasca idromassaggio tutta di marmo bianco, il silicone nero. E no, e no, e poi il silicone va tirato bene, mia, con tutte le gobbe. O se no, il top è la sala relax, eh? Con tutte le assi di legno di pino mugo, bellissime, infilate perfettamente una con l'altra, le viti per fissarle. Non potevi metterle tutte alla stessa altezza, no? Tete i sei, ma io dico una roba. Allora, se non siete capaci, venite a Brescia, vi insegniamo noi a fare le robe. C'è anche una scuola, ESEB, per un futuro a bolla. Eh no, allora, le basi, gnari, le basi!